Accordo di collaborazione di alto profilo tra l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara e il Deer Lab della Harvard Medical School di Boston. Protocollo firmato questa mattina dal rettore della D'Annunzio Liborio Stupia e dal direttore del laboratorio della Harvard Medical School, professoressa Annalisa Di Ruscio, originaria di Sulmona, dunque abruzzese doc, attualmente visiting professor all'Università Gabriele D'Annunzio, grazie alla consolidata collaborazione attuata attraverso il laboratorio di riprogrammazione e differenziazione cellulare diretto dalla professoressa Angela Di Baldassarre. Si diceva intesa di indubbia rilevanza e nel contempo di assoluto prestigio. Finalità e prospettive. È vero, confermo, è un momento di altissima importanza perché vuol dire firmare una convenzione con una delle strutture di ricerca scientifica migliori al mondo e dà l'idea di quello che noi vogliamo fare. Per noi internazionalizzazione vuol dire confrontarci con le strutture migliori e poter mettere su con loro dei protocolli di ricerca che ci portino a liberare tutte le nostre energie, che sono tante. Noi abbiamo fortunatamente dei laboratori all'avanguardia. Con le collaborazioni, con le grandi esperienze di queste strutture estere, possiamo salire molto nel ranking dal punto di vista della ricerca e dell'internazionalizzazione. Di Ruscio, intanto diciamo subito che lei è abruzzese. Di dove? Sulmona. Sulmona, si è trasferita giovanissima a Boston? Sì, durante la specializzazione in ematologia. Ecco, parliamo della sua scoperta, una classe di nuovi RNA. Sì. In che cosa consiste, che cosa sono, a che cosa servono? Praticamente sono degli interruttori che permettono di accendere o spegnere dei geni e diciamo che questa scoperta originale ha permesso di sviluppare una nuova linea di ricerca che è quella di cui si occupa il mio laboratorio. Nello specifico? Nello specifico è possibile accendere dei geni che vengono silenziati, per esempio nei tumori, rappresenta un nuovo approccio terapeutico ad RNA che per eventualmente curare o migliorare il trattamento dei tumori o di patologie in cui questi geni sono silenziati. Tutto questo significa progresso? Sì, tutto questo significa progresso, innovazione o diciamo avanzamento nel campo sicuramente. Tanto insomma una collaborazione sinergica, potremmo definirla virtuosa a questo punto, no? Ma assolutamente sì, la verità va detta che per fortuna abbiamo colleghi nel nostro Ateneo, e qui mi riferisco alla professoressa Di Baldassarre e Ghinassi, che sono di altissimo profilo scientifico, ed è per quello che riusciamo poi a fare degli agreement con queste strutture, perché se non avessimo di base persone capaci e meritevoli, ovviamente queste strutture non farebbero agreement con noi.